Lo stato della giustizia al centro dell'incontro organizzato in Palazzo Vescovile ad Arezzo, al quale hanno preso parte l'attuale presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Pier Camillo Davigo e l'ex primo cittadino di Arezzo Giuseppe Fanfani, oggi componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo stato della giustizia in Italia fra riforme realizzate e riforme da realizzare, lo stimolante punto di partenza attorno al quale si è articolato il dibattito. Lo stato della giustizia in Italia è sostanzialmente stabile, il che non è una bella cosa stante la crisi. Io sento parlare di crisi della giustizia da 40 anni, da quando ero all'università. La crisi è stata affrontata dal lato dell'offerta, raddoppiando sostanzialmente la produttività. Non si è risolto niente perché il contenzioso è triplicato. La domanda di giustizia in Italia è patologica. Ogni anno, per esempio, in Italia vengono avviate più cause civili di quante ne vengono fatte in Spagna, Gran Bretagna e Francia sommate insieme. All'evidenza c'è qualcosa che non va. Ed è il membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura, Giuseppe Fanfani, a fare un punto della situazione sulla riforma del CSM. Vi sono tutta una serie di atti interni che sono stati formulati come parere al governo, il quale ha nominato proprio una commissione all'uopo, per orientarne laddove è possibile gli intendimenti.